presentiamo questo manuale che per noi è la chiusura di un percorso durato oltre 10 anni in collaborazione con l'ufficio tecnico in particolare del Comune di Fano, ma anche di Riccione e Ravenna. Questi enti hanno deciso di mettere insieme, e è stato mio compito quello di armonizzare, una serie di documenti tecnici di progetto e renderli appunto pubblici e disponibili per tutti gli altri enti locali che si occupano di gestione e manutenzione di strade. I temi trattati in questo volume, che è una linea guida proprio su misura per l'ente locale, tratta appunto tutte le fasi, partendo dal monitoraggio, al progetto, all'esecuzione e al controllo qualità, tutte le fasi da applicare in un percorso di gestione di una rete di strade, di pavimentazioni stradali. L'aspetto sicuramente caratterizzante, e anche il motivo per cui ha impiegato così tempo, tanto tempo prima di essere appunto pubblicato, è che tutte le esperienze nascono non solo da conoscenze teoriche, ma da aver vissuto sul campo tutte queste esperienze a fianco agli uffici tecnici dei comuni appunto che hanno preso parte a questa iniziativa. E la collaborazione con l'ingegner Grilli, con l'università, ma anche con diversi comuni che negli anni abbiamo incontrato e che negli anni abbiamo condiviso le esperienze e le modalità di lavorazione, ci hanno portato a creare un metodo per cercare di individuare punti più delicati del territorio e delle strade del territorio, soprattutto per quello che ci riguarda. Gli interventi li abbiamo programmati in un piano triennale che ormai ogni anno rinnoviamo, per poter avere una visuale generale del territorio. Si parla di 450 km di strade. Abbiamo iniziato per la prima volta ad intervenire in modo strutturale, intervenendo in situ con rigenerazione o interventi a freddo della base della strada. Questo ha permesso anche di tonnellate e tonnellate di materiale riutilizzare quello che c'era, perciò con una forte attenzione anche ai famosi criteri ambientali che dovremmo essere obbligati a seguire. Da 10 anni abbiamo instaurato una sinergia virtuosa con l'Università di San Marino, che vuole proprio ottimizzare e migliorare tutto quello che è il lavoro su strada. Quando parlo di lavoro su strada sono asfaltature, tutti i ripristini stradali che, grazie diciamo, a diversi interventi e anche a collaborazioni con altri comuni, ci hanno permesso oggi di riassumere tutto all'interno di un manuale preziosissimo, proprio perché c'è qualità nel lavoro che si fa. Spesso si sottovalutano quelli che sono gli interventi, ma invece sia nell'utilizzo del materiale, ma anche per quanto riguarda la tipologia della lavorazione, c'è sempre uno studio. Il valore di questo manuale sta proprio anche appunto nella collaborazione preziosa che si è instaurata tra comuni, tra best practice che in questo momento vengono messe a disposizione anche generosamente di altre amministrazioni. Significa che ogni qualvolta si registra un episodio positivo, questo poi permetterà sicuramente di farlo utilizzare al meglio anche altri comuni.